Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di VIP Review. L'altra sera stavo navigando su Etsy e ho trovato un negozio nuovissimo, Geek Illustrator. Qui troverete una serie di stampe a tema movie talmente particolari, talmente differenti dalle locandine originali dei film, da dare quel giusto tocco di originalità alla vostra casa nerd. Così ho contattato subito Chris per chiedergliene qualcuna da recensire per voi. Guardiamone nel dettaglio. Cominciamo quindi con il quadretto dei Goonies. Come vedete, anche se il disegno è stilizzato, si capisce benissimo di che film stiamo parlando. In prima battuta abbiamo i quattro protagonisti: Chunk, Maud, Mickey e Data. Tutti e quattro sopra la Skeleton Key, simbolo del film. L'altra locandina riguarda il film Ghostbusters. Sotto la scritta "E chi chiamerai?" ci sono due dei quattro protagonisti, Peter e Ray, sopra la Ghost Trap. Peccato non ci siano anche gli altri due. Passiamo al Ritorno al Futuro. Sul flusso canalizzatore troviamo il nome degli attori, il titolo del film e il nome del regista. È uno stilizzato Marty. Vediamo adesso quello di Indiana Jones e l'Arca Perduta. Tutta la locandina ruota intorno all'idolo della fertilità, simbolo del film. Troviamo Indy che è in esplorazione e appeso a una fune e Marion che è intenta a scacciare i serpenti con il fuoco. In Indiana Jones e il Tempio Maledetto troviamo la pietra di Shankara come simbolo del film, con Indiana Jones appeso in verticale alla scaletta di legno. In Indiana Jones e l'ultima crociata troviamo il calice come elemento simbolo della pellicola, con i due Jones, padre e figlio, legati esattamente come nel film dentro il calice stesso. Su Geek Illustrator troverete tantissime stampe di film, anzi sono sicuro non vi basterà la notte per vederle tutte, per cui andate subito a darci un'occhiata. Io vi saluto, vi ringrazio, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, un commento e a seguirmi sul mio canale. Ciao!